Nuove prospettive per la rete dei musei della provincia di Belluno. Nel contesto difficile della pandemia, che ha colpito molto anche il settore della cultura, l'ente provincia guarda avanti verso nuove progettualità per rafforzare e ampliare ulteriormente la rete fondata nel 2010, dando al contempo un nuovo impulso al territorio. È in fase di definizione un incarico al Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia per svolgere uno studio specifico sullo stato attuale dei musei della provincia. È un po' l'obiettivo di fotografare quello che è lo stato attuale dei musei bellunesi e andare già a ricercare quella che è una corretta formula di gestione per far sì che la rete diventi un soggetto di motore di sviluppo non solo culturale ed economico e sia appetibile anche per altre strutture museali della provincia di Belluno che in questo momento non ne fanno parte. L'obiettivo nostro è proprio quello di far sì che la rete diventi un soggetto che sia propositore di azioni, che sia anche capace di ricevere, di essere ricettore di finanziamenti. Non dimentichiamo che questo momento è molto importante perché da qui in avanti saranno attive tutta una serie di strumenti finanziari che anche nel settore della cultura possono far sì che vi siano degli sviluppi importanti anche per l'economia, non solo quindi per l'aspetto culturale e turistico. Molteplici le realtà tuttora aderenti alla rete, sparse un po' su tutto il territorio provinciale. Fra le ultime che si sono aggregate, il Museo Interattivo delle Migrazioni MIM di Belluno ed il Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo. Un primo passo nel 2021, noi abbiamo già anche altre risorse stanziate per far sì che questa azione poi abbia una sua continuità ed arrivare ragionevolmente in un periodo di un anno a riformulare appunto proprio la dinamica di rete provinciale.